l'hanno detto tutti, non mi voglio ripetere. Buongiorno, però quello che vorrei adesso dire io, e ripeto, non sono la persona lotta, adatta ad intervenire perché problemi del lavoro, problemi contrattuali dei lavoratori stagionali. Questi sono dei momenti la qualità che di giornalista, sono giovani, anche tu, gente che ha 20, ancora 20, 30 anni. Siamo cittadini di Sorrento, vediamo tante persone e famiglie che soffrono, una tua riflessione fare per il nostro giornale, per portare. Oramai le critiche, le accuse non servono più a niente. Dobbiamo prendere atto che i nostri rappresentanti, gli amministratori a livello comunale, a livello regionale, sono meravigliato della scarsa partecipazione da parte dei lavoratori stagionali. Di questo. Un problema di tutte le categorie, perché vedo che ci sono stagionali di varie categorie, NCC, guide turistiche, vari addetti che lavorano in queste strutture. Noi siamo assolutamente un popolo di gruiri, siamo un popolo stanco ormai di combattere e non vedere niente. Io ho avanzato una proposta, cioè prendere al di là, è considerato che sia l'amministrazione comunale che Federalberghi già da tempo sono totalmente assenti e hanno dimostrato la loro incompetenze nell'affrontare i veri problemi concreti della comunità. Io ho proposto, molto hanno criticato, tutte le aziende alberghiere dicendo di essere che sfruttano, via dicendo. Io tuttavia ritengo che ci sono, sebbene poche realtà, che ancora rispettano il lavoratore stagionale e gli danno la possibilità di andare avanti rispettando il loro ruolo da tutti i punti di vista. Quindi io proporrei che questa piazza si dovrebbe avvicinare a questi imprenditori che rappresentano il vero a livello internazionale, rappresentano la vera sovranità. Ma non pensi ci sia mancanza di dialogo? La Federalberghi cerca la sponda di De Luca, che si è dimostrato attivo ai problemi del turismo, perché prima di venire a Sorrento io ho avuto modo di ascoltare il Presidente in un altro contesto e vicino ai problemi della penisola sorrentina, ma poi c'è il contrasto che chi ha governato la città invita Salmini, non c'è il simbolo della Lega sotto al gazebo, c'è uno spanto gruppo di persone che sostengono un capo della opposizione al governo, ma io in un convegno imprenditoriale sul settore marittimo, sul settore dei trasporti e sul nostro giornale c'è una diretta di un Salvini che non fa proposte. Non so in che veste è venuto Salvini a fare campagna elettorale, e poteva incontrare anche Salvini, poteva incontrare i lavoratori stagionali. Che perché la problematica non è sentita a livello siamo proprio sotto a palco, probabilmente siamo in campagna elettorale, ormai ogni cosa fa pronto, quindi per aumentare cioè modi. Quindi ogni iniziativa si cerca di trovare un interlocutore, ma di fare il fatto che il governatore se ne esca con i due praticamente sussidi di 300 euro di aprile e marzo non significa niente. Però c'è un'iniziativa a livello regionale che tu cerca di dare un sostegno, perché non è competenza del governo regionale, senza dubbio. Però io penso, sono ancora più convinto che le lotte vadano fatte sul territorio, sui territori, e Sorrento potrebbe essere un esempio, ma anche per altre realtà. Io dico, continuo a ribadire, avviciniamo quelle aziende, le aziende sane del turismo, le strutture sane del turismo in penisola sorrentina, coloro che ancora hanno rispetto per il lavoratore, e abbandoniamo il resto, perché sappiamo che la maggior parte dei casi i lavoratori sono sfruttati con orari di lavoro volontari e via dicendo. Sappiamo che i lavoratori sono soggetti ai famosi patti, nel senso che non guardare la busta paga, ma andiamo avanti con quel patto che abbiamo fatto io e te. Quindi questa è una vecchia storia. Lo stesso problema. Quindi una contrattazione sempre molto complessa, difficile, anche speculativa. Allora secondo noi abbiamo fatto delle riflessioni da cittadini, da giornalisti, da chi ama Sorrento, e rinviamo i nostri
nostri lettori, i nostri ascoltatori brasiliani, alle prossime, ai prossimi approfondimenti. Spero tanto, cioè, che il problema abbia una soluzione. Ormai ci avviciniamo all'autunno, si prevede un autunno molto duro se non c'è un sostegno, esatto, non solo di carattere lavorativo, ma anche economico. Diciamo, la famosa destanaggializzazione sarà messa in archivio già dal 2015, quando già da allora si potevano trovare delle soluzioni, cioè nel rinnovare, rispolverare il cosiddetto turismo congressuale, mirare sugli eventi. Purtroppo tutto questo non è stato fatto. È stato fatto un convegno Alice al Sorrento Palace, organizzato molto bene. Io sono stato presente in due giorni con un protocollo di sicurezza veramente molto rigido. Anche se all'esterno qualcuno ha visto le foto e ha criticato, ma molto, veramente molto rigido. Controlli, hostess, gli assistenti, in sale, nei corridoi. Tu sei un esperto, ma veramente organizzato molto bene, con grande personalità, un convegno che potrebbe essere preso come esempio per altre proposte. E quindi portare quel tipo di turismo congressuale che potrebbe essere utile alla nostra città. Ti ringrazio molto. Leggete e ascoltate. Grazie a te.